Che il fulmine in questo istante metta fine ai miei giorni. Ah, ma nel rispetto per alcunché né l'autorità di chi che sia parranno a frenarmi, ad impedirmi di fare un colpo di testa. Oh, moderate la vostra colle. La vostra pagina ha semplicemente parlato. E non sempre si fa quello che ci si propone. E tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Bisogna sventare per sempre tutte le intrighi di quel maledetto e magari dirgli due paroline in un orecchio. Di lui come di vostro padre, lasciate che se ne occupi la vostra matrigna. Lei ha un certo ascendente su Tartufo. Lui gli dà sempre ragione in tutto quello che dice. E non escluderei che avesse anche un debole per lei, volesse il cielo. Ad ogni modo, la vostra matrigna l'ho mandato a chiamare per sondare le sue intenzioni a proposito di questo matrimonio e conoscere i suoi veri sentimenti. E il suo servitore però mi ha detto che in questo momento Tartufo sta pregando e che quindi non ho potuto vederlo, ma scenderà tra poco. Quindi andatevene, lasciate che sia io ad aspettarlo. Potrei assistere al colloquio? Assolutamente no, devono essere soli. Non dirò niente. Ma state scherzando, come se non conoscessi il vostro carattere. Sarebbe il modo migliore per rovinare ogni cosa. Andatevene. No, resterò qui ad ascoltare, senza perdere la pazienza. Ma come siete noioso, vi ho detto di andarvene. Oddio, eccolo, nascondetevi. Lorenzo, mettete via il mio cilicio e la camicia di crine e pregate il cielo che vi illumini sempre. Se qualcuno mi cerca, sono andato a distribuire le elemosine ai carcerati. Che furfante ed un impostore! Che cosa volete? Volevo dire... Dio mio, ve ne prego! Prima di tutto prendete questo fazzoletto! E perché? Coprite quel seno che non devo vederlo! Sono cose che feriscono l'anima e che fanno nascere pensieri peccaminosi. Siete così facile alle tentazioni che un po' di pelle nuda vi turba tanto i sensi. Io non capisco questi vostri calori. Io non mi scaldo tanto facilmente e potrei vedervi nudo dalla testa ai piedi senza provare il minimo turbamento. Usate un linguaggio più pudico, altrimenti me ne vado immediatamente. Sono io che me ne vado. Volevo dirvi soltanto due parole. La signora scenderà tra poco e chiede la grazia di un breve colloquio con voi. Molto volentieri. Come diventa gentile, io rimango della mia idea, un bel ipocrita. Tra quanto verrà? Oh, credo che stia venendo, sì, è proprio lei. Vi lascio soli. Che il cielo nella sua infinita bontà vi conservi per sempre sana nel corpo e nell'anima e benedica i vostri giorni tanto quanto lo desidera il più umile di coloro che al suo amore si ispirano. Oh, vi sono grata di questo augurio devoto, ma prego, prego, prendiamo una sedia, che ci sentiremo più a nostro agio. Sì, sì. Vi sentite meglio dopo la vostra indisposizione? Ah, molto meglio. La febbre mi è passata subito. Se di lassù v'è stata fatta questa grazia, non è certo merito delle mie indegne preghiere, ma io non ho rivolto alcuna istanza al cielo che non avesse per oggetto la vostra guarigione. Il vostro zelo si è anche troppo preoccupato per me. Mai troppa è la cura per la vostra salute, per la quale volentieri avrei dato la mia. Oh, questo è un atto di pura carità cristiana. Vi sono grata di tutte queste attenzioni. Io faccio assai meno di quanto meritiate. Io ho chiesto di parlarvi di una certa questione segreta e anzi sono contenta che non ci sia nessuno ad ascoltarci. Ne sono felicissimo anch'io, signora. Tanto mi è gradito il restare da solo a solo con voi. È un'occasione di cui tante volte ho chiesto la grazia al cielo senza che mai mi sia stata concessa prima di ora. Beh, da parte mia quello che chiedo è un colloquio sincero in cui voi mi apriate il vostro cuore senza nascondervi niente. E anch'io non chiedo che un'unica grazia, quella di poter mostrare ai vostri occhi tutto l'animo mio e giurarvi che l'insofferenza che dimostro per le feste in cui fate risplendere il vostro fascino non è affatto il frutto di un mio malanimo verso di voi, bensì di un sentimento di devozione che mi assale e di un purissimo impulso. Sì,
Così lo interpreto anch'io, anzi io credo che tutte le premure che mi rivolgete siano per la mia salute eterna. Sì signora, senz'altro, e anzi il mio ardore è tale. Ma mi stringete troppo, mi fate male. L'eccesso del mio zelo, signora, mai potrei pensare di farvi del male, anzi... Ma che cosa fa la vostra mano qui? Sento il vostro vestito, che stoffa morbida. Ma per piacere, smettetela! Dio mio, che splendido ricamo è questo pizzo. Al giorno d'oggi si fanno dei lavori che hanno del miracoloso. Sì, lo credo anch'io. Ma, insomma, ritorniamo un po' alla nostra questione. Dunque, si dice che mio marito voglia ritirarsi da un impegno precedentemente assunto e che quindi voglia darvi in sposa sua figlia. Ditemi, è vero? Me ne ha accennato, sì. Ma a dire il vero, signora, non è questa la felicità a cui aspiro. E anzi io ravviso altrove le meravigliose lusinghe d'una beatitudine che colma tutti i miei sogni. Perché a voi le cose di questo mondo non piacciono? Il mio cuore non è di pietra. Ma anch'io credo che tutti i vostri sospiri debbano essere rivolti al cielo e che niente quaggiù possa suscitare il vostro desiderio. L'amore che ci avvince alle bellezze eterne non soffoca in noi l'amore per le bellezze temporali. Può facilmente accadere che i nostri sensi rimangano affascinati da una qualche perfetta creazione del cielo. La bellezza divina si riflette nelle creature come voi, ma in voi stessa il cielo ha trasfuso tali grazie che gli occhi ne rimangono sorpresi ed i cuori rapiti. E mai ho potuto mirarvi, o perfetta creatura, senza adorare in voi l'artefice dell'universo. In un primo tempo avevo temuto che questo mio segreto ardore fosse un'abile insidia del maligno, ma finalmente ho compreso che questa passione non può essere colpevole, che è ben possibile conciliarla col pudore, che pertanto ben potevo abbandonarle il mio cuore. Sì, temeraria audacia, lo confesso, è l'osare offrirvi il mio cuore, ma io nulla mi attendo dai vani sforzi della mia nullità, bensì tutto dalla vostra misericordia. Voi è la mia speranza, la mia ricchezza, la mia pace. Da voi dipendono la mia dannazione o la mia beatitudine. E soltanto dal vostro giudizio dipenderà che io sia felice. Una dichiarazione davanti vera e proprio. E direi anche piuttosto sorprendente. Io credo però che avreste dovuto difendere meglio il vostro cuore e soprattutto riflettere su quello che avrebbe potuto comportare. Insomma, un uomo devoto come voi e poi noto dovunque. Uomo devoto sì, ma non per questo meno uomo. Quando ci si imbatte in una bellezza come la vostra, il cuore non può che cessare di ragionare. Sì, sì, lo so che queste parole dette da me possono sembrarvi strano, ma dopotutto, signora, io non sono un angelo. E se voi volete condannare la confessione che vi ho fatto, non dovete che gettare la colpa sulla vostra bellezza. L'ineffabile dolcezza dei vostri sguardi divini ha vinto la resistenza in cui il mio cuore si ostinava. Essa ha superato ogni cosa, lacrime, digiuni, preghiere, forzando tutti i miei voti a rivolgersi alle vostre grazie. I miei occhi, i miei sospiri ve l'hanno detto mille volte, e soltanto per spiegarvi il mio cuore faccio qui ricorso alla parola. Sì, perché se voi contemplerete con animo misericordioso le tribolazioni del vostro indegno servo, se vorranno le vostre bontà consolarmi degnandosi di abbassarsi fino al nulla che io sono, io d'ora in avanti nutrirò per voi una devozione che mai avrà l'eguale. Per la vostra reputazione non corre con me alcun rischio. Tutti quei damerini di cui van pazze le donne si comportano con invadenza, fanno discorsi imprudenti, si vantano continuamente dei loro successi. La gente come me invece arde di un fuoco segreto e si può star certi che sa mantenerlo questo segreto. È la nostra stessa cura per la fama di cui godiamo che garantisce di questo la persona amata, e accettando il nostro cuore si potrà trovare in noi un amore senza scandali e un piacere senza paura. Vi sto ascoltando e credo che la vostra eloquenza si esprima in termini piuttosto espliciti.
Ecco, ma a voi non viene il dubbio che io possa riferire a mio marito di questa vostra passione ardente e che lui, a conoscenza di questa vostra passione, possa alterare l'amicizia che ha per voi? Io so che siete troppo misericordiosa e che farete grazia alla mia temerarietà, che terrete in considerazione la fragilità umana, ma che, pensando alla vostra bellezza, terrete anche conto che l'uomo non è cieco e che è fatto di carne. Beh, sì, insomma, forse un'altra si comporterebbe in un modo diverso. Ma io voglio dimostrarvi tutta la mia discrezione e quindi non dirò niente a mio marito di tutto questo, ma esigo una cosa da voi, e cioè che vi adopriate in modo favorevole alle nozze di Valeria e Marianna. E quindi che rinunciate a arricchirvi di un bene che vi è stato ingiustamente offerto, poiché è proposto a un altro. Eh no, signora! Eh no! E questo bisogna che lo si sappia. Io ero qua dietro. E di qua ho sentito tutto. Ed è stato il cielo che mi ci ha mandato. Per confondere l'orgoglio di questo traditore, che è tutta la mia rovina, e per insegnarmi il modo di trar vendetta della sua ipocrisia, della sua insolenza, aprendo gli occhi a mio padre e svelandogli in modo lampante l'animo di questo scellerato che vi parla d'amore. No, Damilla, basta che egli si rinsavisca e si adoperi per meritare il perdono che io gli ho promesso. Non amo menarne scandalo, e poi certe stupide profferte a me fanno soltanto sorridere senza rintronarne le orecchie di mio marito. Signora, voi avete le vostre ragioni per comportarvi in questo modo, ma io ho le mie per agire altrimenti. Volerlo risparmiare è ridicolo. L'orgoglio insolente di questo ipocrita anche troppo ha trionfato sulla mia giusta collera e troppi scompigli ha portato in casa nostra. Per troppo tempo questo furfante ha dominato mio padre e si è opposto ai giusti voti di Valerio e di mia sorella. Mio padre deve aprire gli occhi su questo mascalzone ed il cielo me ne offre gli strumenti ideali. Signora, vi prego, io non potrei mai agire altrimenti. Ed invano le vostre parole tentano di farmi rinunciare al piacere di vendicarmi. Senza altro indugio voglio farla finita. Padre mio, quale omaggio per il vostro arrivo? Ecco per voi la fresca notizia di un avvenimento che io credo non mancherà di sorprendervi alquanto. Vedete, il signor Tartufo vi ripaga della vostra affettuosa amicizia e ricompensa tutte le vostre attenzioni con un bel regalo. La sua devozione nei vostri confronti si è manifestata proprio poco fa ed il suo piano era niente meno che quello di disonorarvi. E io l'ho trovato qui mentre faceva a vostra moglie la vergognosa confessione della sua passione colpevole. Bella signora, vedete, ha un cuore mite ed un carattere fin troppo riservato e voleva in tutti i modi tenervi nascosta la cosa, ma io non me la sento di favorire tanta spudoratezza e sono convinto che tacervela significhi recarvi offesa. Sì, ma io credo anche che non si debba turbare la serenità del proprio sposo, perché non è da questo che dipende il nostro onore, e voi, Damit, dovevate tacere. Ma insomma, ma è mai possibile quello che ho sentito? Sì, 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 io sono malvagio, colpevole, uno sciagurato peccatore pieno di perfidia, il più grande scellerato che sia mai esistito. La mia vita non è che un cumulo di delitti e di vergogne. Ed ecco che il cielo, per mia punizione, ha scelto di mortificarmi così. Per quanto grande sia il delitto di cui mi si voglia accusare, io non avrò la superbia di difendermi. E voi date pure retta a quel che vi si dice. Scatenate la vostra collera e come un delinquente cacciatemi da casa vostra e tutta la vergogna di cui vorrete caricarmi sarà sempre minore di quanto io so di meritarmi. Traditore! E tu oseresti con questa tua menzogna infangare la purezza della sua virtù? Ma com'è l'ultimo? Taci, peste maledetta! Lasciatelo parlare! Voi l'accusate a torto, ma molto meglio è che crediate al suo racconto.
perché prendere le mie difese? Dopotutto sapete forse voi di cosa posso essere io capace? Volete fidarvi del mio aspetto esteriore e per quello che si dice reputarmi anche migliore degli altri? No, no, no. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Nessuna accusa in me potrà mai essere eccessiva. Tutti mi ritengono una persona onesta, ma la verità è che io non sono nulla. Sì, sì, figlio mio caro, sì, continuate, continuate. Datemi del mascalzone, dell'assassino, dell'infame, del ladro. Schiacciatemi sotto il peso di accuse ancora più odiose. Io non vi contraddirò, io le merito tutte. E in ginocchio, ma sono pronto a sopportarne il peso quale giusto castigo per la mia vita di peccatore. Ma questo è troppo, ma il tuo cuore non cede, vigliacco. Ma via, padre, taci, infame. Taci, basta, o ti spacco la testa. Cosa, padre? Donne, non vedi che io... Non cedete all'ira. Io preferirei soffrire la più dura delle pene piuttosto che egli per causa mia patisca il minimo graffio. È ingrato. Lasciatelo in pace. Se volete che in ginocchio chieda la grazia per lui. Ma questo è troppo, ma vedi, furfante, com'è buono, vedi? Ma io ripeto, basta, padre, non vedete. Basta, ti dico, basta, basta. Io lo so, perché tu ti accadisci contro di lui. Voi qua tutti lo odiate. E si tenta di tutto, senza nessuno scrupolo, pur di vedere allontanato da me quest'uomo così pio. Ma più sforzi si fanno per vederlo scacciato, più forte invece è la mia intenzione di averlo ancora più vicino. E farò anche di più. Io ho intenzione di dargli mia figlia in sposa, così per confondere l'orgoglio di tutti voi. E voi vorreste costringerla ad accettare? Sì, questa sera stessa, per farmi più rabbia. E vi farò vedere che gioco forza a obbedirmi e che sono io qua che comando. E tu ora gettati subito ai suoi piedi in ginocchio per chiedere perdono di quello che hai detto. Ma io? Ti rifiuti? Di fronte a questa porta! Ma solo con le sue imposture! Maledetto! Fatevi da questa casa! Signor Noè, guarda! Io ti privo di ogni diritto alla mia successione e per di più ti maledico! Fuori di casa! Mi va bene, me lo fuori! Sì! Ma come, come offendere in questa maniera un santo? Oh, oh cielo! Cielo, perdonate il dolore che mi ha dato. Se sapeste con qual dispiacere vedo che si tenta di denigrarmi ai vostri occhi. Oh. Il solo pensiero di questa ingratitudine è una tal tortura per l'anima mia, l'orrore che essa mi suscita. Io ho il cuore tanto stretto in una morsa che neppure riesco a parlare. E credo che ne morirò. Oh, che furfante! Mi pento adesso di averti fatto la grazia e di non averti ucciso qua. Ma voi vi prego, consolatevi, non tormentatevi. Basta, tronchiamo questi odiosi litigi. Ora mi rendo conto di quale discordia sono causa. Credo sia necessario che io me ne vada. Ma come state scherzando? Qua tutti mi odiano e vedo che si tenta ogni cosa affinché voi dubitiate di me. Ma vi sembra che il mio cuore li ascolti? Lasciate che, allontanandomi subito da qui, io tolga loro ogni motivo di accanirsi contro di me. Ma no, voi non potete andare via, ne va della mia vita. Ebbene, dovrò dunque accettare questa mortificazione. Pure, se voi voleste, e sia, non parliamone più. Ma in questo caso so io come bisogna comportarsi. L'onore è una cosa molto delicata e l'amicizia per voi mi impone di prevenire ogni voce e occasione di sospetto. Quindi fuggirò la vostra sposa. No, voi dovrete frequentarla ancora di più. Voglio che tutti vi vedano sempre con lei. Voglio fare anche di più. Io voglio che voi siate il mio unico erede e vado subito a farvi donazione di tutte le mie sostanze. Sì, perché un amico così sincero, che mi prendo come genero, mi sta molto più a cuore di moglie, figli e parenti tutti. Ma volete forse voi rinunciare a questa proposta che vi faccio? Si è fatta fino in fondo la volontà del cielo. Oh, benissimo, allora vado subito a mettere nero su bianco. Sì,
e che gli invidiosi crepino di rabbia. Siete qui. Tutti parlano di voi. Lo scandalo provocato da queste voci non torna affatto a vostro onore. Ed io vi dirò chiaro e tondo ciò che penso. Ammettiamo pure che Damid si sia comportato male e che vi abbia accusato a torto. Non è forse dovere di un cristiano perdonare l'offesa? Ma come potete sopportare che per una lite con voi un figlio venga scacciato dalla casa paterna? Se volete dar retta a me, signore, voi cercherete di riportare la pace senza spingere le cose all'estremo. Rinunciate, per amor di Dio, alla vostra collera e riconducete il figlio nelle grazie del padre. Quanto a me, non chiedo altro. Non nutro contro di lui alcun rancore, li perdono tutto, non gli rimprovero nulla. Ma questo, ahimè, non s'accorda con l'interesse del cielo. E se egli fa ritorno qua, tocca andarmene a me. Dopo la sua mala azione, la pace fra noi creerebbe scandalo. Mi si accuserebbe di chissà quale bassa manovra e ovunque si direbbe che io, sapendomi in colpa, simulo per il mio accusatore un caritatevole zelo e che, avendone paura, cerco di accattivarmelo per poterlo meglio impegnare al silenzio. Sono scuse poco convincenti. Ma perché vi occupate voi degli interessi del cielo? Forse che il cielo, per punire il colpevole, ha bisogno di noi? Lasciate a lui, al cielo, di occuparsi delle sue vendette e voi piuttosto pensate a perdonare l'offesa così come si conviene e si comanda. E una volta che abbiate dato ascolto agli ordini divini del cielo, fate pure a meno di badare al giudizio degli uomini. Vi ho già detto che il mio cuore li perdona, signore. Ma dopo lo scandalo e l'affronto di poco fa, il cielo non comanda affatto che io viva con lui. E vi comanda forse, signore, di accettare il dono che vi viene fatto di un patrimonio sul quale giustizia e diritto vi impongono di non avanzare pretesa alcuna? Quanti mi conoscono non penseranno neppure per un istante che questo sia l'effetto di una manovra interessata. E se mi sono rassegnato ad accettare questa donazione che egli ha voluto farmi è solo perché temo che altrimenti queste ricchezze possano finire in cattive mani o che siano destinate a persone che, trovandosi a disporne, potrebbero farne nel mondo un delittuoso uso anziché servirsene, come conto invece di fare io, a maggior gloria del cielo e per il bene del prossimo. Signore, non pigliatevi tanti affanni e lasciate l'erede legittimo a Damid ciò che gli appartiene, a suo rischio e pericolo. E pensate che è sempre meglio che ne usi male lui piuttosto che si accusi voi di averlo derubato. Ma come avete potuto accettare la proposta di suo padre così, senza il minimo imbarazzo? Non sarebbe meglio che voi decideste di ritirarvi discretamente nell'ombra invece di dare, di permettere che per causa vostra un figlio venga scacciato di casa? Credete a me, signore, questo significa dare della vostra onestà. Sono le 3:30, signore. Il dovere di pregare mi chiama. Perdonerete quindi se sono costretto a lasciarvi. Un momento, dove andate? Signore, fate qualche cosa anche voi per la signorina. Il suo cuore è afflitto da un dolore mortale. Questo matrimonio che suo padre vuol concludere questa sera stessa l'ha gettata nella disperazione. Oddio, eccolo. Uniamo le nostre forze. Facciamo che con l'astuzia o con la forza possiamo impedire questa malaugurata idea che si è messa in testa. Oh, sono proprio contento di trovarvi tutti qua. Marianna, vieni qua. In questo contratto c'è qualcosa che ti farà molto felice. Tu sai già quello di cui sto parlando, vero? No, padre mio, rinunciate per un istante ai diritti che avete su di me e dispensate la mia volontà dal dovere d'obbedirvi in questo. Non fate che per colpa di questa dura legge io debba lamentare al cielo ciò che vi devo. E questa vita
che voi mi avete dato, non trasformatela in una sciagura. Se contrastando la dolce speranza che avevo vagheggiato, voi mi impedite d'essere dell'uomo che io oso amare, abbiate almeno la pietà, e ve lo chiedo in ginocchio, di risparmiarmi il tormento di essere di un uomo che mi è odioso. E non costringetemi ad un gesto disperato, esercitando su di me tutta la vostra volontà. Niente debolezze umane. No, non affetto che avete per lui, dimostratelo ancora di più. Datevi tutti i vostri beni, e se non basta aggiungetevi i miei, io vi acconsento di buon grado. Ve li lascio senz'altro. Non giungete al punto di dargli anche me stessa. E lasciate che nell'austera disciplina di un convento io trascorre il resto di questa mia triste vita. Oh, ecco un'altra di quelle figliuole che vuole farsi monaca appena il padre non consente i loro amori. Su, su, via. Allora, più il tuo cuore ripugna queste nozze, maggiore titolo di merito ti sarà doverti rassegnare. Su, su, accetta questo matrimonio a mortificazione dei tuoi sensi. E smettila di rompermi la testa! Ma come? E tu sta zitta! Non osare dire ancora una parola! Se permetti che ti dia qualche consiglio. Oh, caro cognato, i tuoi consigli sono i migliori del mondo. Sono benissimo accetti, li tengo in grande considerazione. Però potrai anche permettere che io non li segua, ecco. Ma come? Io non posso che sorprendermi di fronte a quello che io sento. Di fronte alla tua cecità devi essere ben prevenuto e innamorato del tuo tartufo per non credere a noi su quello che è veramente successo. Servo vostro, ma io credo all'evidenza. Sì, io lo so che tu sei un po' troppo compiacente verso quel furfante di mio figlio. È per questo che non hai voluto sconfessarlo, denunciando l'orrenda menzogna che lui ha osato ordire contro quel pover'uomo. Ma poi eri un po' troppo tranquilla per poterti credere. Avresti dovuto essere ben altrimenti agitata. Avrei dovuto armare il mio onore di tutto punto? A me certe stupide profferte fanno soltanto ridere. Non sono come una di quelle beghine isteriche che difendono il loro onore con i denti e con le unghie e che alla minima parolina sbranano il loro prossimo. Mi piace comportarmi con moderazione e saggezza. E poi ritengo che la freddezza di un rifiuto per allontanare un corteggiatore sia più che sufficiente. Va bene, ho capito come stanno le cose. Però non mi lascio sviare. No. Ma se io ti facessi vedere che quello che è successo è proprio vero? Vedere? Ma sì! Frottole! Ma no, ammettiamo che io riesca a farti vedere e toccare con mano. Ma è una barzelletta! Ma no, rispondi almeno! Ma io non ti chiedo di fidarti di noi. Ma mettiamo che tu, nascosto in un dato luogo, tu possa vedere e sentire tutto. Beh, che ne diresti allora del tuo Beniamino? Ma in tal caso direi. Ma non potrei dire niente, perché non è possibile. Questa storia è durata anche troppo. Tu dovrai essere testimone di quello che ti abbiamo raccontato. Va bene, ti voglio dare credito. Vedremo come sei brava, come farai a mantenere questa promessa. Tu chiama Tartufo e digli di venire giù. È molto furbo, sarà dura farlo cadere in trappola. Quando si è innamorati è facile farsi prendere per il naso. E poi è troppo ambizioso per non illudersi da solo. Va! E voi, via di qua! Tu adesso dovrai aiutarmi. Come? Oh, tu adesso dovrai aiutarmi e nasconderti sotto questa tavola. Sotto proprio questo... Dovrai stare attento di non farti né vedere né sentire. Va bene, devo essere molto condiscendente, ma bisogna pure arrivare fino in fondo, Io credo che non avrai niente di cui lamentarti. Certo dovrò dire delle cose un po' strane, ma qualsiasi cosa io dirò mi deve essere concessa, perché io lo faccio solo per convincere te. E poi dipenderà da te, tutto da te, perché io dovrò, come dire, tirare via la maschera a quello stupido ipocrita e quindi fingerò di assecondare i suoi sfacciati desideri amorosi. E tu deciderai, perché io smetterò solo quando tu ti sarai arreso. E quindi da te dipenderà quanto io dovrò spingere la cosa e quanto tu vorrai risparmiare tua moglie. Sotto? E mi raccomando, non farti né vedere né sentire, io al limite. Beh, tossirò qualora la situazione dovesse precipitare. Oddio, sta arrivando! Sotto, sotto!
Mi hanno detto che volevate parlarmi. Oh, sì, ho alcune cose da dirvi in segreto, ma prima che ve le dico, mi raccomando, guardate bene dappertutto, che non ci sorprendano, ci mancherebbe un colpo di scena come quello di stamani mattina.